Siamo con Carmelo Rollo, presidente regionale della Lega Cooperative. Presidente, ancora una volta lustro per il territorio brindisino, grazie alla cooperativa L'Agricola Latianese. Sì, diciamo che ancora una volta il territorio brindisino può usufruire del concetto di cooperazione tra persone, quindi tra culture, in questo caso agricole. Stasera, come ogni anno, si dà vita e quindi si ravviva la vendemmia, che per nostra fortuna sta arrivando in termini anche positivi. La meteorologia ci sta aiutando, almeno sino ad oggi, speriamo che sia ancora così per qualche altro tempo. Niente, la speranza è che le feste poi diano anche il senso della cooperazione e dello stare insieme. Peraltro stasera spero che ci siano molti giovani, considerato chi poi parteciperà all'evento, così stasera avremo anche il modo di ricordare che i giovani sono il futuro di questo nostro territorio, e non soltanto per l'agricoltura, ma anche in altri campi. Ci sono strumenti straordinariamente importanti che sono partiti in questi giorni in Puglia, uno è il PIN, questi pugliesi innovativi, così ne parliamo anche qui in cooperative attraverso voi che siete straordinari e importanti per questo territorio. Enzo, ecco, io vorrei tanto che le nuove generazioni di questo territorio cominciassero anche loro a presentare delle domande, dei progetti. Il movimento cooperativo tutto, la Lega Cooperativa è a disposizione, basta contattarci, noi proviamo anche ad aiutarli e lo facciamo sempre con lo stesso spirito, quello del bene comune crescita, e lo possiamo fare sostanzialmente insieme. Cosa dire più? Buona vendemmia a tutti, ma soprattutto non soltanto per il profilo uva, ma vendemmia in termini assoluti. Abbiamo bisogno di crescere, lo possiamo fare soltanto da soli, insieme, perché da soli non c'è storia. Siamo con Giuseppe Schiena, presidente della cooperativa L'Agricola Latianese, alla 14ª edizione di Profumi di Vendemmia. Cosa ci aspetta questa nuova edizione? Questa nuova edizione innanzitutto ci aspetta una serata stupenda, le temperature ci stanno aiutando, però poi ci aiuterà sicuramente l'apporto del pubblico, perché sto vedendo che già a quest'ora deve iniziare lo spettacolo fra una mezz'oretta e c'è già tanta gente pronta per poter divertirsi, visto che l'attrazione della serata è molto importante, quindi ci sarà sicuramente una bella serata. Cosa si sente di dire a tutti i soci che ogni anno collaborano affinché ci sia la buona riuscita delle raccolte? Ormai questa realtà cooperativa ormai è un punto di riferimento del territorio brindisino. Il tempo ci ha dato ragione, gli investimenti fatti in questi anni, la programmazione fatta ha dato i suoi frutti e noi negli ultimi anni stiamo raccogliendo veramente tantissimi frutti e i nostri soci sono tutti molto molto soddisfatti, perché renumerando i soci in un momento particolare dove l'economia sia nazionale che quella locale ha una certa situazione, noi riusciamo a remunerare abbastanza bene, i soci sono soddisfatti perché migliorando la qualità del prodotto riusciamo a migliorare e vendere il nostro prodotto, a commercializzarlo in una certa maniera, e riusciamo a pagarli bene, e loro sono molto soddisfatti su questo. Grandi risultati anche all'estero, cosa ci dice in merito a questo? Ma diciamo che ormai è lo sbocco del futuro, l'estero ormai è diventato la prima fascia di commercializzazione dei nostri prodotti, perché producendo molto bene loro hanno capito effettivamente che è arrivato il momento di acquistare i nostri prodotti. Il guaio è che di prodotti ne siamo rimasti pochissimi nelle nostre zone, perché una serie di situazioni negli ultimi anni, che vuoi l'estirpazione, vuoi un pochettino il passaggio pure delle consegne delle persone anziane nei confronti dei propri figli, e si è estirpato un sacco di prodotto che come prodotto ne è rimasto pochissimo, però quello che è rimasto è di qualità molto, molto apprezzata, che viene commercializzato molto bene, viene commercializzato. Per venirvi a trovare, dove vi trovate? La nostra cooperativa si trova qui a Ladiano, si trova subito dopo il campo sportivo, su Via Torre, è ben visibile perché è abbastanza grande, subito dopo il campo sportivo su Via Torre 189. Quindi invitiamo tutti a poterci venire a contattare per assaggiare i nostri prodotti. Ospite di Idea Radio Francesco Gabbani, da Sanremo 2016 con Amen a questa sera in Puglia. Cos'è cambiato e qual è
sono i progetti futuri? Ma è cambiato, devo dire, il fatto che probabilmente in tutti questi mesi ho iniziato ad assaggiare, ad assaporare la risposta emozionale delle persone che hanno iniziato a seguirmi, e questo credo che sia la cosa più gratificante, no? Per chi fa musica e scrive canzoni, perché è un po' come se cioè nel complimenti delle persone, nel carico delle persone, è un po' come se prendesse senso quello che ho fatto fino ad oggi, no? Nell'impegno nello scrivere canzoni e nella passione messa nel mio percorso musicale. Quindi è sicuramente stato un anno che è partito molto bene, sono molto contento di essere nuovamente qua in Puglia, in realtà è ben la seconda volta. E, no, in realtà la terza, ho avuto anche il piacere di essere ospite al premio Modugno a Polignano Mare poco fa, e è sempre bello essere qua, devo dire, questa è una terra fantastica, il calore delle persone è incredibile, quindi insomma sono molto felice. Mi chiedevi progetti futuri logicamente imminenti, dovrò concludere questa tournée che abbiamo anche un po' ironicamente definito Gabba Tour, ci manca ormai qualche appuntamento, poi mi dedicherò alla scrittura dell'album nuovo che presumo vorrei cercare di concludere, di preparare per farlo uscire durante il corso del 2017. E poi c'è anche un'altra sorpresa, in realtà lavorerò a una colonna sonora di un film che uscirà sotto Natale, però non posso ancora dirvi che film sarà. Un saluto ai radioascoltatori di Idea Radio. Ciao da Francesco Gabbani e a tutti gli amici di Idea Radio, un bacione.